Ed eccoci tornati sulle fonti TV. Vedete già in sovrimpressione il titolo nel mirino della settimana, così partiamo subito, andiamo a vedere il perché di questa scelta. Zebra Technologies, siamo sempre con Enrico J, naturalmente, che si occupa di questa rubrica insieme a me ogni settimana. Allora, Zebra Technologies Corporation, azienda americana di mobile computing specializzata nella tecnologia utilizzata per rilevare, analizzare e agire in tempo reale. L'azienda produce e vende tecnologie di marcatura, tracciamento e stampa computerizzata. Allora, perché questo titolo? Partiamo dalla scelta, Enrico. Sì, Manuela, allora, a parte la solita scelta derivante dalla price action, quindi dall'analisi del prezzo, è un titolo importante che è nato nel 1969, quindi è presente su Wall Street da moltissimo tempo, anche se spesso non si vede citato nei forum o sui social. Ha fatto un fatturato di oltre 4 miliardi di dollari nel 2020, quindi 4 miliardi di dollari e ha 8.000, più di quasi 9.000 dipendenti. Quindi, innanzitutto, tante volte magari io propongo un titolo, uno dice: beh, ma questo titoletto, che cosa ci propone questo simpatico Enrico J? No, Zebra Technologies è una società estremamente importante, soprattutto offre uno scambio di dati in tempo reale per avere sott'occhio tutto quello che succede nelle aziende. E opera nel settore del retail, nel settore dell'immagazzinaggio per le aziende, nel settore manifatturiero, nel settore sanitario, quindi tutti i dati in tempo reale che servono per prendere decisioni e così via, anche nei trasporti, nella logistica, nel settore pubblico, quindi opera in tantissimi settori, per cui è un'attività molto diversificata, e questo è positivo, di una società estremamente, estremamente importante, capitalizzata, e E quindi solida, certo, andiamo a esatto. trattare, a vedere una società che oggi c'è, domani c'è, sostanzialmente c'è da 53 anni, per cui Certo, già questo. a Okay. livello di analisi Mentre fondamentali, sì, insomma, i insomma, presupposti ci ecco, sono. non siamo andati a prendere la cosiddetta penny stock. No. Mentre a livello di analisi tecnica nuda e cruda possiamo iniziare a vedere anche il primo dei due grafici che ho lavorato, e che quindi mostra in maniera molto chiara come, nonostante un trend primario ancora rialzista, il titolo abbia stornato e stia tuttora stornando in maniera importante, tanto che da area 625 dollari adesso si muove sotto i 400 dollari. E vediamo come in area 450, dove abbiamo quella retta di colore giallo, quello lì fosse un livello supportivo estremamente importante, che è stato rotto nel mese di tra febbraio e marzo, con la freccia in blu, la prima che vediamo. Poi il prezzo è rimbalzato, lo è andato a validare, a fare il pullback come resistenza, dove ho messo la piccola freccia rossa in area 450 dollari. E in questo caso si dice che il livello statico, cioè orizzontale, che prima era supporto, viene validato come resistenza, e quindi dovrebbe respingere il prezzo per andare a fare l'ultima gamba ribassista. Solitamente l'ultima gamba ribassista si va a calcolare in parità uguale alla prima, e quindi in questo caso vediamo come porterebbe a tre indizi. Innanzitutto porterebbe in area 300 dollari, quindi un'altra soglia psicologica, cifra tonda. Si andrebbe poi a chiudere il gap. Per il gap si intende quello spazio del grafico dove non c'è contrattazione, quindi quel gap, quella ellisse gialla che ho messo a sinistra del grafico, quindi chiusura del gap. E sostanzialmente quel livello lo vediamo all'estrema sinistra del grafico, dove c'è la freccia rossa, è un'area supportiva perché prima era resistenza. Quindi, se dovessimo arrivare in area 300 dollari, Zebra Technologies va assolutamente considerata per un acquisto di medio-lungo periodo, perché avremmo perso oltre il 50%. Ok, abbiamo un altro grafico che adesso andiamo a vedere, sempre daily se non Sì. mi sbaglio, giusto? Allora, quale differenza c'è? Cosa mette in evidenza qui? Vediamo fasi cicliche semestrali, prossimo importante minimo di prezzo in arrivo, ecco quello che ti chiedi, prego. Sì, nel primo grafico abbiamo visto il fattore prezzo, qui ci spostiamo sul fattore tempo, cioè si evidenzia come ogni 6 mesi, quindi vediamo quelle mezze lune, chiamiamole così, sono semplicemente delle fasi cicliche, cioè ogni 6 mesi si muore e nasce un ciclo, quindi si forma un minimo importante.
Chiaramente ci vuole un minimo di tolleranza, non è che sono 6 mesi precisi, possono essere 5 mesi e 20 giorni o 6 mesi e una settimana, ma all'incirca ogni 6 mesi, che possa essere perché c'è uno stacco di dividendo, che possa essere per qualche altro motivo, il prezzo realizza un minimo importante dal quale riparte facendo nascere e partire un nuovo ciclo semestrale. E vediamo come sostanzialmente adesso, durante la prima metà di maggio, dovremo raggiungere un altro minimo importante, quindi vediamo come probabilmente prezzo e tempo potrebbero andare in sincronia. Quindi se nella prima decade di maggio dovessimo arrivare in area 300, 305, 310 dollari, sicuramente sarà molto molto interessante vedere Zebra se ricomincia a correre per la prateria, diciamo così. Ecco appunto, tanto per stare in tema. Giusto. Allora, grazie Enrico. Questo è il titolo nel mirino della settimana. Zebra Technologies. Tutti i titoli nel mirino che analizziamo con Enrico J sono sempre reperibili sul nostro canale YouTube. Quindi potete andare anche a ritroso e vedere i precedenti. Grazie per quello di questa settimana.